Cellino. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Buongiorno, l'ho sentito, sì. Bene, spero ci possa anche vedere, c'è qui una sala gremita che accoglierà volentieri le sue parole. Mi presento, sono Carlo Manzo, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Alessandrini di Vittuone, come scuola che è centro territoriale per la legalità del nostro ambito territoriale. La nostra scuola, casualmente dedicata ad Emilio Alessandrini, che come lei saprà è un magistrato che ha perso la vita nel servire lo Stato, ecco, è una scuola che per dovere in qualche modo si deve sentire impegnata nel cercare di elevare, come dire, quel senso di legalità diffusa che è così necessario anche sul nostro territorio. La nostra scuola si trova a Vittuone, ha un lato della sua struttura che dà sul comune di Sedriano, che è un comune che è stato commissariato per questioni di mafia, per cui noi non siamo in un territorio che è avulso da qualsiasi tipo di problema, e a noi piacerebbe che i nostri ragazzi diventassero sempre più consapevoli che in un processo di crescita di legalità bisogna essere coscienti di quello che ci circonda. Ecco, questo è sostanzialmente il contesto nel quale noi le chiediamo di dirci, di dare la sua testimonianza, pensando che la sua testimonianza possa essere un lievito essenziale per la crescita del nostro progetto sulla legalità. Non voglio portarle via troppo tempo, volevo farle dare un saluto dal sindaco di Vittuone, che è capo di un'amministrazione che è molto impegnata sul fronte della legalità e che credo sia doveroso che possa salutarla. Intanto la ringrazio sentitamente di questa occasione che ci ha concesso. Grazie Presidente, grazie a te. Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa Borsellino, la ringrazio di essere qui con noi anche a nome dell'amministrazione comunale, ringrazio tutti gli studenti, ringrazio il preside e la scuola Alessandrini per tutto quello che sta facendo. Non è solo un punto dove si insegna e si indirizza alla professione, ma è anche una scuola dove si fa molto per la crescita civile dei suoi ragazzi, e questo secondo me è una cosa importantissima. Io volevo dire due parole molto velocemente per non rubare tempo sul problema della legalità. Una delle letture più interessanti che ho fatto su questo tema è stato il libro di Gherardo Colombo, il famoso magistrato di Mani Pulite, intitolato Sulle regole. È un libro dove si analizza il problema della legalità partendo dalla necessità del rispetto delle regole. Citai questo libro anche quando fui qui, quando fu invitato Don Aniello Manganiello, il prete di Scampia, penso che ve lo ricordiate, e che ha combattuto e continua a combattere la criminalità semplicemente insegnando ai giovani il rispetto delle regole. Delle regole non si può fare a meno, e quando si vive in una comunità. La regola è l'altra faccia della convivenza, sono due lati della stessa medaglia. Ma qui sorge spontanea una domanda: come si può insegnare il rispetto delle regole in un mondo in cui mezzi di comunicazione, la televisione, la famiglia, qualche volta i colleghi, diffondono esattamente la cultura opposta? Come si può chiedere a un ragazzo di seguire le regole se quando si guarda intorno vede che le raccomandazioni, la prepotenza prevalgono? Come posso pensare di essere ligio e rigoroso quando vedo che ciò mi penalizza, mentre ad aver la vita sono sempre i furbi e quelli che non rispettano gli altri? Allora si è tentati di giustificare il proprio disimpegno. Non è mia la responsabilità della scuola, della famiglia, della televisione, della politica, delle altre istituzioni. Loro, non io, loro devono fare in modo che le regole siano rispettate. Ecco allora che diventa indispensabile superare la contrapposizione fittizia da una parte i cittadini che non possono nulla e dall'altra parte le istituzioni. Ma le istituzioni non esistono senza le persone che le compongono, sono fatte di persone. Una scuola, un ospedale, un tribunale, un ufficio comunale
esistono in quanto ci sono individui che operano dentro queste strutture. Esistono perché ci sono i professori, ci sono i medici, i giudici e i sindaci. Le istituzioni siamo noi. Ciascun individuo deve acquisire la consapevolezza di poter contribuire alla realizzazione di una società in cui prevalga la legalità. Si tratta di partecipare, di non ritirarsi, di fare e non di lasciar fare, di assumersi le proprie responsabilità contro il male, che non potrà mai essere estirpato del tutto, in quanto ognuno di noi è un essere umano che si porta dietro le sue imperfezioni. Tuttavia si deve tendere a un modello sociale basato sul riconoscimento della persona. Più si procede, più si deve vedere se stessi come soggetti e non come oggetti, essere liberi e non sottomessi, cittadini e non sudditi. Si tratta di un percorso infinito, nel quale più della meta conta essere sulla strada. È il percorso e non il traguardo a riempire la persona del proprio valore. Tutti noi siamo sul percorso, dipende da ognuno di noi dove questo ci porterà. Grazie a tutti, buon lavoro, buona giornata. E grazie, dottoressa. Grazie, grazie. Lascio la parola alla professoressa Savi, che è la responsabile del nostro progetto e tanto ha fatto per la realizzazione di questa giornata. Buongiorno, dottoressa Borsellino. Sono veramente lieta di riuscire a realizzare questo incontro che è possibile nonostante tutte le avversità in cui siamo immersi grazie ai mezzi informatici, e questa è una cosa veramente importante per noi. Alcuni dei nostri ragazzi hanno già avuto l'opportunità di sentirla l'anno scorso al Teatro degli Arcimboldi e sono stati molto colpiti dalle sue parole, dalla sua presenza, per cui sono desiderosi loro e tanto più tutti gli altri che non hanno avuto questa occasione di ascoltare le parole che ci dirà, per cui le lascio immediatamente la parola e la ringrazio nuovamente per questa opportunità. Grazie, grazie, vi ringrazio molto e sono contenta di poter essere con voi, anche se le circostanze mi hanno impedito di esserci di persona. Ecco, grazie ai mezzi appunto moderni possiamo lo stesso conversare guardandoci negli occhi, perché è importante questo guardarci in viso quando scambiamo le nostre opinioni. Non sono soltanto io a parlare, sarete anche voi, e vorrei proprio che questa fosse davvero una conversazione, un confronto, vorrei dire. Ringrazio il preside, io continuo a chiamarla preside, mi perdoni, sono un po' antica. Ringrazio il sindaco, ringrazio la professoressa. Le parole di Gherardo Colombo, che il sindaco ha lette, sono belle e importanti, sono semplici. Ci indicano la strada più naturale, vorrei dire. Le regole, come si fa a insegnare il rispetto delle regole? Semplicemente rispettandole, perché io credo che la cosa più importante sia proprio l'esempio. I ragazzi più giovani ci guardano prima di tutto i nostri comportamenti e poi ascoltano le nostre parole. Ma se i comportamenti e le parole non corrispondono, ci scartano, non siamo credibili. Io credo che Paolo sia diventato punto di riferimento per tante generazioni che ormai si sono susseguite dopo la sua morte, proprio perché è stato credibile, proprio perché le cose che ha fatto non le ha dette, le ha fatte. E i ragazzi riconoscono tutto questo, riconoscono l'onestà, la rettitudine, l'impegno, la coerenza. È una parola che oggi forse abbiamo dimenticato, abbiamo messo da parte, perché dico sempre, è una merce rara, non si trova al mercato. La coerenza è la cosa che i nostri ragazzi guardano con più attenzione. Possiamo dire quello che vogliamo, ma se non siamo coerenti con le nostre parole non vale a nulla. Allora, Preside, lei diceva di territori, che non ci sono territori immuni, che non ci sono territori che sono naturalmente immuni davanti al fenomeno della criminalità organizzata, soprattutto
quella di stampo mafioso, che ha una caratteristica particolare che è proprio quella del controllo del territorio. Le mafie si impiantano nei paesi come qualunque altro tipo di criminalità, se riescono ad avere controllo del territorio, a quel punto esplicano tutta le loro caratteristiche negative. E come si espleta il controllo del territorio? Ci vuole il consenso del territorio. Allora, se arriva un criminale in un territorio o un gruppo di criminali in un territorio e fa le sue azioni criminali, trova una forza dell'ordine attente che reprimono, trovano soprattutto una società che li rifiuta, che li isola, che li mette da parte, quelle non diventeranno mafie su quel territorio, perché non avranno il controllo del territorio, avranno breve vita, moriranno come delle piante che non riescono ad affondare le radici nel terreno. Se invece troveranno consenso, accoglienza, complicità, a quel punto avranno contaminato il territorio, si saranno impiantate proprio come mafie e agiranno con quelle che sono le loro caratteristiche. Questa è la differenza tra la criminalità organizzata e le mafie. Le mafie hanno come caratteristica questo controllo del territorio. Purtroppo le mafie che sono nate nei territori del sud per ragioni storiche che non stiamo qui a esaminare, ma che potrete fare con un minimo di studio storico, diciamo, di questo fenomeno, hanno accumulato grandi quantità di denaro attraverso le loro attività illecite. Accumulando questo denaro hanno avuto il bisogno, prima che di reinvestirlo, hanno sentito il bisogno di ripulirlo, perché era denaro sporco. Dovevano ripulirlo e certamente non lo avrebbero fatto, infatti non lo hanno fatto, nelle regioni in cui lo avevano accumulato. Hanno cercato delle economie, e più sane erano queste economie, meglio era, hanno cercato delle economie sane in cui investire questo denaro, riciclarlo, ripulirlo e renderlo utilizzabile per i loro fini. Economie sane nel nostro paese, noi sappiamo che grazie a Dio ce ne sono, hanno adocchiato i luoghi in cui potevano insediarsi per fare queste operazioni e ci hanno provato. Questo allarme è stato lanciato già tantissimi anni fa, in cui si diceva: attenzione, le mafie cercano luoghi di espansione, attenzione, le mafie cercano luoghi di investimento, mercati di investimento. Questo allarme è stato sottovalutato ma per diversi motivi, anche una sorta di pudore, per cui si diceva: no, nel nostro paese, ma qui la mafia non c'è, ma qui le mafie non ci sono, sono un fenomeno che riguarda altri. E il risultato è stato che le mafie invece si sono inserite perché hanno trovato questa sorta di consenso. Vi riassumo questo discorso, che vi può sembrare un po' confuso, ve lo riassumo con una frase di Paolo, una frase scritta da Paolo rivolta proprio agli studenti, è rivolto agli studenti fra l'altro in un momento molto particolare, che è l'ultimo giorno della sua vita, quando lui, nonostante fosse luglio, quindi piena estate, risponde a una lettera di studenti di Padova che gli era arrivata nel mese di maggio. Avrebbe dovuto essere presente a un incontro, non era potuto andare, poi era morto Giovanni Falcone. Gli arriva questa lettera, ce l'ha sulla scrivania, chissà perché la prende proprio quella mattina, quel 19 luglio all'alba, lui si svegliava sempre più prestissimo, e risponde, quella risposta prima di settembre non potrà arrivare, le scuole sono chiuse, eppure quella mattina prende proprio quella lettera e risponde, e ci lascia questo concetto così chiaramente espresso che diventa, io vorrei dire, il suo testamento spirituale. Paolo dice: la lotta contro la mafia non può essere soltanto una distaccata opera di repressione affidata ai magistrati e alle forze dell'ordine, ma deve essere anche un movimento culturale, morale e perfino religioso che coinvolga tutti, che abitui tutti a sentire il fresco profumo di libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, della contiguità e quindi della complicità.